più volte ripetuto, fin quando la squadra costruisce azioni da rete, gioca, io non sono preoccupato, però poi quando non arrivano i risultati un po' di preoccupazione inevitabilmente c'è. No, la preoccupazione non è essere preoccupati, è che bisogna capire cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare, nel senso nel saper gestire bene le cose, sapere quando dobbiamo attaccare, ma attaccare non in massa ma con equilibrio. Quando dobbiamo fare dei falli sulle ripartenze loro, bisogna farli, saper leggere la partita in quel momento. Ci sono delle cose che dobbiamo migliorare e questo lo sappiamo. Però col lavoro son convinto che passeremo anche questo momento un po' così. Presidente, non è piaciuto più di qualcosa, le ha anche chiesto, tra virgolette, di cambiare modulo. Pillon cosa risponde? Ma io ho un ottimo, col Presidente un ottimo rapporto, nel senso che rispetto sempre quello che il Presidente dice, perché è lui il Presidente, giustamente dice le sue cose. È chiaro che io da allenatore devo fare le mie riflessioni, nel senso, se faccio certe cose penso di farle con ragion di causa su quello che faccio. Rispetto chi mi critica, chi, anche voi giornalisti, tutti, chi magari, ma lui lo fa a fin di bene per cercare di migliorare la squadra, migliorare anche certe situazioni. Perciò è chiaro che rispetto molto l'idea del Presidente, ma è giusto che sia così, che lui esponga il suo pensiero, perché mi sembra naturale. Perciò io vado avanti lavorando, cercando di migliorare, è uno sprone per me per migliorare sia l'aspetto tecnico e tattico della squadra. Potrà essere possibile nelle prossime gare vedere un Pescara in campo con un modulo diverso dal 4-3-3? Ma io credo che nel corso della partita abbiamo sempre modificato modulo, nel senso, alle volte abbiamo messo anche il 3-5-2 nel corso della partita, alle volte il 4-4-2, alle volte il 4-3-1-2, l'abbiamo sempre modificato leggendo la partita e nel corso della partita. È chiaro che dall'inizio per far questo bisogna avere lavoro e tempo, non si può buttare una squadra allo sbaraglio così, diciamo, mi alzo la mattina e cambio modulo. Penso che bisogna lavorarci sopra. Quando tu lavori sopra sul modulo, sulle cose, allora quando è il momento puoi anche cambiarlo. Lei è preoccupato per questo mercato che durerà un mese? Ma questo sarà un problema di tutti, di tutte le squadre, che purtroppo in questo periodo qui prima fanno una norma e poi subito dopo viene cancellata la norma. Il calcio è fatto di questo, bisogna convivere con questo e adattarsi a questo.